Apertura dei campionati mondiali di sci a Chamonix. Nella gara maschile di discesa libera, il francese Allais ha conquistato il titolo, succedendo allo svizzero Rominghen, mentre l'Italia segnava un ottimo successo, assicurandosi il secondo posto con Sertorelli, che si è imposta notissimi campioni, e il sesto posto con Chierroni, danneggiato da una paurosa caduta nel difficile passaggio detto il muro delle spine. Nelle gare di salto, alle quali non partecipavano italiani, il norvegese Birger Ruud, già trionfatore alle Olimpiadi di Garmisch, ha riconfermato la sua alta classe conquistando il titolo di campione del mondo.